in collaborazione con Antica Cantina, l'Osteria delle Donne, Piano B, Snack e Coffee, orvietosi.it, il quotidiano di Orvieto e dell'Orvietano. Antica Cantina, l'Osteria delle Donne, si trova in pieno centro storico, a due passi dal Duomo. È un'osteria dove troverete un ambiente intimo e accogliente. Gestita da sole donne con la filosofia del come fatto in casa, l'antica cantina propone una cucina che utilizza materie prime freschissime e dispone di un'accurata selezione di piatti senza glutine, vegetariani e vegani. Da Piazza Caen, la marcia degli appassionati, accompagnati dalle note della filarmonica Mancinelli, ha percorso le vie di ciascun quartiere della Rupe di Orvieto, dando vita alla consueta giornata dedicata ad Orvieto in fiore, voluta da Armando Fratini e fatta propria dal Comitato Cittadino dei Quartieri. Mai come quest'anno la manifestazione ha visto la nostra città trasformarsi in un immenso giardino variopinto, frutto dell'estro e del pollice verde di centinaia di cittadini, che hanno addobbato strade, finestre, balconi e vetrine dei negozi con fiori e piante dai colori tipici di ciascun quartiere. Del resto, l'infiorata è una tradizione che da 2 anni è rinata a nuova vita e, come tutti sanno, è un modo per onorare la festa del Corpus Domini. L'idea di realizzare quadri e tappeti con i fiori nacque proprio nella Basilica Vaticana, ad opera di Benedetto e Pietro Drei, responsabili della floreria pontificia che per primi hanno voluto realizzare opere pittoriche ad imitazione dell'arte del mosaico con i fiori. Si è aggiudicato il premio per il miglior balcone Pamela Casasole del quartiere Serancia e per la migliore vetrina il premio è andato a Paola D'Aurelio del negozio Benetton. Nella giornata dell'8 giugno è stata invece la volta del Palio della Palombella, che si è aperto con l'ingresso in Piazza del Popolo, allestita come una vera e propria arena medievale, dei vari gruppi storici. Fanno il loro ingresso in questo momento i palestrieri.
A sorpresa è intervenuto anche il giullar cortese, che ha intrattenuto il pubblico con i suoi soliti giochi e giri di parole in rima. Sono giullare, sono cortese, quello che è sempre accese. Ora, non mi voglio dare ancora, ma è giunto proprio alla buon'ora un numero sensazionale ed eccellente, che qui adesso in modo potente verrà fatto per gli adulti e per i bambini. Lasciate quindi che con mille inchini presenti i nobili sbandieratori dell'associazione Lea Pacini. Bella l'attesa prestazione del neocostituito gruppo degli sbandieratori di Orvieto alla loro prima uscita ufficiale, in una competizione importante come quella che li ha visti esibirsi a Piazza del Popolo, accompagnati dai tocchi e dalle note dei bravissimi musici del gruppo delle Gaite del Drago di Bolzano. Arcieri e i balestrieri dei quattro quartieri della compagnia Porta Rocca hanno dato vita ad una vincente competizione di tiro con l'arco che ha visto i quattro quartieri avvicendarsi nel tentativo di colpire il centro dei quattro bersagli messi loro a disposizione. Nella piazza era presente anche una rappresentanza del corteo storico di Orvieto e del gruppo sbandieratori e dei musici di Città della Pieve. Amplen per il quartiere della Stella che si è aggiudicato il palio grazie al successo conseguito nella gara delle infiorate.